Due abruzzesi ai playoff di Serie D, ma più in generale la classifica finale del girone F vinto dal Campobasso restituisce alla nostra regione Notaresco e Pineto, che chiudono al secondo e al terzo posto dopo un campionato quantomeno complicato, specie per i biancoazzurri. Domani le semifinali con Rosso-Blu e Pineto, che in virtù dei migliori piazzamenti rispetto alle sfidanti Cinzia, Albalonga e Matese avranno a disposizione il fattore campo e, in caso di pareggio al 90esimo, anche la possibilità che, qualora persistesse l'X, dopo i 120 minuti arrivi comunque la qualificazione all'ultimo atto. Il Notaresco se la dovrà vedere in casa col Matese, che davvero all'ultimo respiro ha strappato la qualificazione piegando la resistenza del Rieti grazie al centro di Felice allo scadere. Quella campana è squadra ostica, ha giocatori come Galesio e Abreu davanti che possono far male, ad USA che fa del dinamismo e della forza fisica una componente fondamentale, a giocatori come Langellotti e Setola che compongono una corsia mancina di tutto rispetto. Quest'anno i biancoverdi non hanno mai vinto contro il Notaresco, una sconfitta al Savini per 3-1 griffata a Marchionni, Cancelli e Dos Santos e un pari a Piedimonte Matese con la rete provvidenziale di Gallo dopo il vantaggio firmato Galesio. Per il Pineto invece al Mariani Vavone c'è la Cinzia Albalonga. I biancazzurri di Marco Pomante hanno firmato dopo la ripresa post-Covid una rimonta pazzesca. La risalita è stata prepotente, il terzo posto non è arrivato per caso e adesso c'è il match di domani per dare forza ad un 2021 molto positivo. Sul fronte laziale occhio soprattutto al bomber Cardella, 16 gol e 5 assist, e al capitano Angelilli. La squadra di Roberto Chiappara ha grande individualità e ha dimostrato di poter battere chiunque. Dopo l'addio di Venturi e il cambio tecnico a metà stagione, il terzo posto alla 30ª giornata è stato il punto più alto, prima di una mini flessione finale. I miei ragazzi ci credo tanto, normale sono contento perché quest'anno ho fatto esordire 4-5 nel 2003, che in passato era successo poche volte. Io sono subentrato che questa squadra aveva tra virgolette il problema del gol. Insieme al mio staff abbiamo lavorato bene, il risultato è che in tutte le 21 partite questa squadra è andata sempre al gol. Siamo, non penso, la seconda miglior difesa. È un motivo d'orgoglio. Io devo ringraziare anche il mio staff perché mi ha aiutato molto, perché senza di loro sinceramente non riuscivo a fare questa impresa. Lì è stata quella partita, sinceramente, Jacopo, che ci ha dato la consapevolezza che era una squadra forte, perché affrontava una squadra veramente forte come noi, che puntava a vincere il campionato. È vero che il risultato non è stato positivo, però la prestazione è stata una delle migliori. Ma penso che noi dobbiamo pensare a giocare la partita per vincere, non dobbiamo pensare al doppio risultato. E noi dobbiamo pensare a fare il nostro gioco come abbiamo fatto sempre e poi alla fine si vedrà cosa succede.